Getting the Talisman of Air will be an interesting challenge, but I'll need it if I want to get the eye for Constantine. It's well hidden inside the city's Hammer Temple, so I'll have to do some scouting around. Problem is, the place is fully active day and night. Not even I can stay undetected for very long. Well, they say that the best place to hide a letter is on the mantelpiece. With that in mind, I'll be going in by the front door, dressed as a Hammerite novice. That should be perfect, since novices aren't allowed to speak while on the temple grounds. My contacts can get me a novice's pass to get me through the gate. Once inside, I'll be free to take my time, explore the place thoroughly, and find the talisman. As long as I don't do anything violent or get caught somewhere I shouldn't be. Because as the new arrival, I'll be the first person they'll suspect if anything goes wrong. Ben ritrovati a tutti su Let's Play Thief Gold. Iniziamo con questo video una nuova missione del gioco. Titolo della missione: Sotto copertura. Spacciandoti per un novizio a Merita, presenta le tue credenziali alla guardia al cancello ed entra nel tempio. Perquisisci il tempio e scopri dove sia custodito il talismano dell'aria. Quando l'avrai trovato, prendilo. Oh, e mentre stai saccheggiando il posto, ruba il sacro primo martello degli Ammeriti dal loro reliquario. Oltre a prendere i talismani, il talismano ruba 2400 di bottino mentre sei nel tempio. Non uccidere nessuna merita mentre lavori. Raggiunti gli altri obiettivi, esci dal tempio e torna alle strade cittadine. Allora, caratteristica di questa missione è che saremo travestiti da novizio ammerita. Quindi dovrò stare attento a non fare cose strane per non farmi scoprire, piuttosto che nascondermi alla vista nell'ombra. Una mina soporifera molto costosa. Le frecce d'acqua. No, non va bene così. È una freccia soporifera. Al posto della mina sì, è meglio. E finiamo qua. La mina è inutile che la sto a prendere, perché tanto... Ok, cominciamo. Allora, c'è una pergamena nell'inventario. Come approvato da sua eminenza l'alto sacerdote Markander, vi affidiamo questo novizio sotto il normale accordo di servizio. Il novizio viene affidato con pieno rango e addestramento in quanto tale, e servirà con umiltà e vigore al meglio delle sue capacità. Egli sottostarà ad un triennale contratto di servizio, alla fine del quale sarà considerato per l'indottrinamento come accolito elevato. Il novizio è stato istruito secondo le regole e restrizioni dell'ordine, ha prestato il suo giuramento di silenziosità delle sue veglie e sa rispettare le zone private marcate come indicato dal normale sigillo a forma di martello rosso invertito. Per favore invii periodiche valutazioni della sua condotta, quando si desidera o ad intervalli di 6 mesi. Posso il martello a battersi sull'ingiusto, ufficialmente fratello Sachelman. Ok, queste erano le nostre credenziali. Diamo un'occhiata alla mappa. Ok, sono nelle strade cittadine. Mi devo avviare al cancello centrale. Eccolo qua. Direi che
Ci siamo. Present thy credentials, novice. Vigilance is our shield. Open the gate! Perfetto. Siamo all'interno della... del tempio Ammerita. Allora, leggiamo un po' questo. In luce della recente irruzione a Kraxclef, tutte le pattuglie del tempio saranno raddoppiate fino a successivo ordine. Allora, lì c'è già qualcosa di prezioso. Però c'è anche questo tizio. Che... devo fare molta attenzione a non farmi beccare mentre mi approprio delle cose. The rules do not permit novices in the barracks, as thou should well know. Be off. Ok. Le regole non permettono ai novizi di stare nei baraccamenti. Andiamo da un'altra parte. Foolishness proves its own punishment, but steam burns are a harsh punishment indeed. Dolan saith the boy shall live, but may leave the order. More foolishness. Fear never shows the true path, only the downslope to corruption. Non ho capito bene ciò di cui stavano parlando. Qua si ritorna? No. Sì, ma siamo quasi di nuovo al... sì. Ok, allora l'idea sarebbe quella di trovare un posto dove nascondere i corpi. Degli ammeriti che andrò a tramortire. Some have told me it was his own brethren who in sin did turn him in. Thieves betray their own. Now as always. Ho anche capire un po' bene. I vari giri delle guardie. Vediamo un po' queste reliquie. Il figlio della forgia. Questo martello fu il primo a essere tratto da un calco. Fu messo al mondo da fratello Tennor, ora santificato. Il primo martello, simbolo della nostra ascesa dall'ombra del Trickster. Questo è l'oggetto che devo recuperare. Il sacro teschio di Santiora, un costruttore di visioni e devoto custode della fede. Io non sto rubando niente, ragazzi, perché se si accorgono che manca qualcosa, vengo scoperto e immediatamente eliminato. Sto girando semplicemente in tondo. Qua siamo nella cappella principale. Time was the sinners we take was to have no second chances. They were dispatched forthwith to explain their misdeeds to their builder. Our strength and resolve, 'tis not what it once was. And see what our weakness hath gained us. Crime and sin reach to the very heights of the city. Ok, stanno parlando di un peccatore.
che hanno rinchiuso. Comunque da qua difficilmente potrò raggiungere qualche posto. Facciamoci di da parte. Ok. La libreria. E qua c'è una porta con un bel martello rosso invertito. Il che significa che non vi posso accedere. Però la libreria è anche un ottimo posto perché non sembra. The wretched man serves only the merchants and his own greed. His grandfather cared less for his pocketed gold and more for his soul's health, but no longer. The builder's truth it is that men without belief do soften and fail as rotten wood. Vigilance is our share. Dicevo che mi sembra un posto abbastanza solitario. Leggiamo un po' questo libro. Compendio a merita dei precetti, regimi e regole di condotta, volume 36. Un tempo la prostituta disse al sacerdote: indugia con me e rimanda i tuoi doveri. Ed il sacerdote indugiò. Parecchi libri ci sono, eh? Autorizzazione ed accesso al tempio. Ai novizi, come indicato nei testi ufficiali, non è permesso avere chiavi, né entrare in aree riservate per alcun motivo. Queste aree sono indicate con il normale martello rosso invertito. Ai guardiani del tempio non sono consentite chiavi, ma essi possono accedere a zone riservate nell'adempimento delle loro funzioni. I sacerdoti del tempio possono tenere chiavi per molte zone, sono ammessi in stanze riservate, quando autorizzati dall'alto sacerdote. Essi sono anche naturalmente ammessi nelle loro stesse stanze, ma non in quelle di altri sacerdoti. All'alto sacerdote è assegnata la chiave principale. Non ha restrizioni di accesso e terrà in suo possesso il sacro simbolo del tempio. Dobbiamo trovare questo alto sacerdote. Le letture, vari compendi ammeriti. La cui importanza però è relativa. Se ci tiro una spadata qua. Per togliere l'arma perché ho paura che tenendo l'arma in mano potrebbe non essere un'ottima idea, cioè potrebbe farmi scoprire. Qua dove finiamo? Ok.
Vediamo un pochino. Ovviamente è chiusa la porta. Tante guardie. Come sono, arriva proprio di qua, Ok. Mi sa che ho fatto un grosso errore. Forse no. Sento tutti questi passi. E non so bene dove... da dove giungano questi, questo rumore di passi. Ok. E due. Quei due stanno fermi, quindi non dovrebbero costituire un problema. Adesso è molto più silenzioso, e mi piace di più. Togliamo il manganello. Quell'altro se ne sta fermo anche. Di qua. Qua c'è il reliquario. Ok. Però di là avevo visto esatto delle scritture. Leggiamo. Io sono un costruttore di mura, che le mie mura durino stagione dopo stagione, anno dopo anno ed era dopo era, che le mie mura si ergano mentre le famiglie faticano, le armate marciano e gli imperi cadono. Io sono un costruttore di mura e le mie mura si alzeranno come uno scudo contro il male. Questo io prego che il grande costruttore esaudisca.